Grazie, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Che bello, nel mio bagno. Sono qua per farmi una routine sul viso. Sapete che dopo l'ospedale, insomma, ho la pelle un po' bisognosa di cure. Allora ho detto così, ho detto lo faccio assieme alle ragazze così. Innanzitutto mi date la carica di farlo, è comunque più bello farlo assieme, magari poi lo potete fare anche voi guardando questo video, no? È più bello spronarsi assieme e prendersi cura di sé. E poi perché così vi posso consigliare un po' i prodotti che ci sono sul mio shop, perché spesso voi mi chiedete, Carlita, mi fai vedere come si usano, quali prodotti mi usi, mi consigli di comprare sul tuo shop online. E quindi adesso ve li faccio vedere. Come sapete, sul mio shop ci sono solo i miei prodotti preferiti, quindi è inutile che io vi dica questo è il mio preferito, sono tutti preferiti. Però adesso vi faccio vedere come utilizzo alcuni dei prodotti che sono proprio miei preferitissimi, e quindi vi straconsiglio di comprare anche le collane, queste qua le potete trovare su caritashop.com, perché sono le nuove collane, questa è nuova della mia collezione gioielli. E iniziamo subito, anche gli orecchini sono nuovi, ci sono anche i cuoricini, anche i pennetti, comunque andate a vedere. Io vi metto questo fermaglietto, ragazze, praticamente dopo le varie terapie, comunque in ospedale, eccetera, la pelle si è stranamente si è seccata, però presenta anche delle impurità. E in più si è proprio, se ne è sceso tutto, mi serve un po' rimpolpare e tonificare. E quindi adesso faccio questa cosa assieme a voi. Volevo soltanto dirvi grazie per tutti i commenti che mi state lasciando sotto al video, appunto dove vi ho raccontato la mia esperienza, cosa mi è successo, e mi state veramente rincuorando tanto. Comunque adesso, anche adesso ho dolore, però cerco di non pensarci e di distrarmi facendo questa routine, coccolandomi e prendendomi cura di me. Quindi fate anche voi lo stesso, mi raccomando, non vi abbattete, cercate di distrarvi quando avete dolore o semplicemente avete dei pensieri negativi. Carlita style. Ragazzi, innanzitutto già ho lavato i denti con il mio dentifricio sbiancante al tea tree. Questo veramente lo adoro e ve lo straconsiglio, perché le terapie farmaci tendono a ingiallire i denti, e io mi sto trovando bene con questo, ha anche un buon sapore. Di solito i dentifrici sbiancanti fanno schifo, invece questo è buono, sa di limone e menta ed è veramente sbiancante in modo naturale, quindi ve lo consiglio. Poi adesso mi vado a fare lo scrub. Innanzitutto, qualsiasi cosa io debba fare sul mio viso, no? Questa è una specie di pulizia del viso, trattamento. Faccio sempre prima lo scrub, perché è quello che rimuove comunque le cellule morte, anche se il viso è pulito, ma alla fine non è pulito, ha bisogno comunque di un'esfoliazione. E questo è lo scrub di skincare, io adoro questa linea tutta. Sono buonissimi. Nel mio shop trovate nella sezione novità, c'è proprio la sezione skincare dove trovate tutti i prodotti di questa linea. Questo scrub è ottimo, nel frattempo lo faccio, non solo per le imperfezioni, le impurità, i brufoli, i punti neri, ma anche contro le macchie della pelle, perché contiene tea tree, acido della frutta, varie sostanze che vanno comunque a migliorare la pelle, e ha dei grani così sottili. Ok, a questo punto vado a massaggiare. Massaggio, 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 ha un profumo buonissimo, ragazze, di limone, veramente favoloso. Quando massaggiate lo scrub, in questo modo penetrano tutte le sostanze all'interno della pelle, e questo è buono anche per i pori dilatati. Tutta questa linea skincare è ottima per i pori dilatati, perché è molto astringente, quindi chiude i pori e toglie anche punti neri, tutto. Ok, dopo aver massaggiato, sto tipo altri 2 minuti così e poi vado a sciacquare. Ragazze, per asciugare il viso e per rimuovere tutti i residui uso sempre questo panno in bambù. Praticamente è un panno che rimuove tutte le impurità a fondo ed è buonissimo. Io mi trovo bene ad usarlo perché, a differenza dell'asciugamano, anche quando mi strucco, così prima di tutto non sporco l'asciugamano di residui di trucco, e poi questo qua è molto delicato sul viso, quindi non mi graffia la pelle, lo adoro praticamente. Poi guardate, anche se il viso è pulito, alla fine il panno esce sempre sporco, perché permette di pulire a fondo la pelle. Comunque io ve lo consiglio, questo qua è buonissimo. Io poi lo lavo o a mano o in lavatrice e esce sempre bianco. Praticamente sarebbe questo. Ne ho due, questo è praticamente il panno in bambù di Nakomi, lo trovate sempre sul mio shop nella sezione comunque viso. Vado a fare questa,
Questa è la maschera antiacne purificante di Nakomi, io l'adoro. Praticamente queste maschere, queste ce ne sono tante. Sullo shop ne trovate tante, ad esempio c'è anche questa che è idratante, ci sono varie versioni, sono molto belle poiché essendo in polvere durano tantissimo, potete fare tante tante applicazioni e non vanno praticamente mai a male perché non può fare muffa, nulla. Prelevo un cucchiaino e ci vado ad aggiungere l'attivatore. Sottolinea, vado ad aggiungere la mia maschera. Maschera, questa è ottima se avete brufoli, punti neri, quindi adesso sto facendo il trattamento purificante, ne basta veramente poco, quindi capirete che con questo vi fate miliardi di maschere ed è buono, vi toglie tutti i brufoli, l'acne, i punti neri. È una buona maschera anti-acne, anti-brufoli, anti-tutto. Adesso ci aggiungo l'attivatore, vedete che ho messo qua dentro. L'attivatore, praticamente questo contiene acido ialuronico, aloe vera, è buonissimo e quindi permette alla maschera di attivarsi. Metto qualche goccia e vado a mescolare. In questo modo si fa la mia maschera. Allora, questa qua, essendo che è molto purificante proprio contro i brufoli, contro le imperfezioni, la metto soprattutto nella zona T, dove ho più brufoletti e più impurità e imperfezioni. Io ce l'ho sempre, sempre sul naso. E anche qua c'ho molti pori dilatati, poi mi sono usciti un po' di brufoletti. Comunque, anche questa è ottima, anche quando avete il ciclo, quindi magari avete la pelle più grassa, è veramente buona. Ok, guardate, ce ne ho fatta anche tanta. Voglio dire che basta pochissima polvere, con quel barattolo vi fate tantissime maschere. Adesso, mentre sta in posa, ok, in posa 10 minuti, un quarto d'ora e poi ci sciacquiamo. Yeah! Sta in posa, un'altra maschera che vi straconsiglio, sempre contro i brufoli, i punti neri, le macchie, è questa. Io le alterno, le uso entrambe, sono ottime entrambe. E questa è una maschera al carbone. Questa è la famosa maschera nera al carbone, acido della frutta, tea tree oil, è ottima per i brufoletti. Anche questa per schiarire le macchie, per tutto, per la pelle grassa, per l'acne, veramente ve la straconsiglio. Adesso ho fatto questa, ma magari domani farò questa qua. Comunque sono buone entrambe. Un'altra maschera buona è questa qua. Anche questa c'è di vario tipo, c'è sia idratante, comunque andate a vedere sullo shop. Quella che dovete prendere se avete la pelle grassa con le impurità è questa qua, Express Skin Cleansing. C'è patente una maschera che pulisce da tutte le schifezze che ci sono sul viso, è veramente fenomenale. Questa è già pronta, sono tutte buonissime. Ragazze, mentre aspetto che agisce la maschera, vado a fare un'altra cosina per le mie labbra, ovvero con l'olio di cocco. Questo è il mio olio di cocco preferito, è troppo bello. Questo è un olio di cocco spremuto a freddo ed è buonissimo. Ha un profumo di cocco sublime, è di Nakomi. Lo trovate nella sezione oli. Oli e scrub corpo, però si può usare anche sul viso, si può usare anche per struccarsi, impacchi i capelli, per tutto. È buonissimo, è super denso e profuma di cocco. Finalmente un olio di cocco e profuma di cocco perché è veramente puro e spremuto al freddo. Allora io che faccio? Lo metto un po' in una ciotolina e faccio bollire. Praticamente a temperatura ambiente d'inverno è solido, no? Però se lo mettete un po' vicino alla stufa si scioglie subito, guardate, vedete? E poi un po' di zucchero. Questa è una di quelle bustine che danno al bar, che come sapete io lo zucchero bianco non lo uso mai, quindi non ce l'ho mai in casa, però mi sono conservata sta bustina. Ecco qua, mischiate il tutto e così vi siete fatti il vostro esfoliante labbra all'olio di cocco naturale. Vedete che bello, potete anche mangiarlo, cioè perché anche le labbra quando sono secche hanno bisogno comunque di un'esfoliazione, ragazze. Potete pure conservare se vi avanza. Siete così, ogni volta che fate lo scrub labbra.
Adesso vado a rimuovere la maschera, però io mi sto trovando bene a rimuoverla piuttosto che sotto l'acqua, che mi vado anche a irritare la pelle, con l'acqua struccante micellare. Questo mi permette di anche di idratare la pelle e farla penetrare la maschera più a fondo. Provate anche voi. Questa acqua micellare, io ve la straconsiglio, è ottima, è di Nakomi, e la cosa bella è che è ottima anche per pelle mista e grassa, perché non contiene olio, strucca tutto, strucca anche il trucco dagli occhi, veramente è portentosa. In generale la uso sempre per struccarmi alla sera, quindi per togliere tutto il trucco, l'agito sempre un po'. Però volevo farvi vedere questo metodo per rimuovere le maschere. Metto due dischetti uno sopra l'altro per far diventare un po' più sostanzioso, poi ci metto l'acqua struccante. In questo modo, quando la maschera, se è troppo secca, mi andate a irritare se la togliete direttamente, quindi applicate sopra come se la ribagnate, e poi piano piano la rimuovete. Vedete, in questo modo è più semplice, e poi fate comunque un massaggio che la fa ancora penetrare nella vostra pelle, quindi è molto molto più efficace piuttosto che a toglierla direttamente. Grazie. Adesso vado a fare la maschera idratante. Dopo aver purificato il viso, applico questa, che invece è una maschera idratante, illuminante e nutriente anti-age, che si può usare, a differenza delle comuni maschere, anche sul contorno occhi. Anzi, la dovete usare, ve la straconsiglio, è veramente fenomenale questa maschera, soprattutto se avete il colorito un po' spento, la pelle segnata, un po' appesantita, sapete, dal grigiore eccetera. Io di solito, qua un profumo buonissimo di vaniglia, di rosa, faccio sempre, dopo aver fatto la maschera purificante, faccio sempre una idratante, o comunque il giorno dopo, così per, cioè questo ha un effetto rimpolpante, nutriente, illuminante, buonissima, e quindi l'applico anche sul contorno occhi. Potete anche lasciarla agire tutta la notte, questa qua, c'è scritto proprio sopra, questa è di Nakomi, e è veramente buona. Non è quella che vi ho fatto vedere prima, questa è quella che vi ho fatto vedere prima, che era per pelle mista e grassa, che vi ho consigliato come purificante. Invece questa qua è quella idratante, questa è diversa, ci sono varie tipologie. Ve lo dico perché quella là non si poteva mettere sul contorno occhi, quindi voglio specificare. Comunque vi lascio nel box info, vi metto sotto tutti i link dei prodotti, così fate prima a trovarli. Comunque, se andate sul sito, è molto semplice, c'è anche la casella circa. E adesso lascio in posa i 15 minuti. Questa qua può stare in posa anche più tempo, anche tipo mezz'ora, 20 minuti, perché è molto molto nutriente come maschera, quindi vi fa solo che bene. Ragazzi, mentre agisce la maschera, vi faccio vedere le mie creme viso preferite del momento, perché spesso mi chiedete quale creme a viso comprare in base al vostro tipo di pelle. Questa mi sta veramente rivoluzionando tutto, ed è la crema a viso all'olio di argan Nakomi 30+, quindi praticamente questa va bene comunque anche per prevenire le rughette, o comunque per idratare bene la pelle. È veramente buona, è una crema che mi illumina l'incarnato, mi rimpolpa la pelle, la adoro. C'è sia la versione giorno che notte, quindi la versione giorno è molto più leggera e asciutta, quindi la potete usare di giorno anche come base trucco. È molto molto buona, ha un buon profumo, mi piace tantissimo, mi piace perché comunque si asciuga in fretta. E invece poi c'è la versione di notte, che è più nutriente, che quindi la metto la notte, e comunque durante la notte agisce bene. Quindi sapete che la notte bisogna usare qualcosa che è più nutriente rispetto a quello che è di giorno. Un'altra crema che adoro, sempre molto idratante, è questa al cocco di Dr. Organic. Questa, ragazze, è troppo troppo bella. Se vi piace il profumo del cocco, dovete assolutamente provarla. Anche questa c'è la versione sia a giorno sia a notte, anche questa è idratante, illuminante, previene le rughe, buonissima, e comunque non è untuosa anche questa qua. Se invece cercate qualcosa di purificante, vi consiglio questa. Questa è la crema purificante che io consiglio sempre a tutte, e tutte mi ringraziano perché è veramente favolosa. È la crema purificante di Alchemilla, è buonissima, ragazze. Questa contiene tantissimi estratti naturali che combattono la pelle grassa, e quindi è molto molto purificante, va bene anche per i maschietti. Questa è la tipica crema che quando la metti si asciuga subito, mantiene la pelle opacizzata e asciutta, e contrasta le impurità, i punti neri, i brufoletti, tutto. Comunque ve la consiglio.
è molto molto buona anche per pelli giovane, contro i brufoli, per tutti, è buonissima. E la crema ovviamente che vi consiglio, anche se avete la pelle grassa e mista, sempre purificante, è questa qua. Questa è quella di Skincare, appunto, che vi ho fatto vedere anche la maschera prima. Questa è una crema che mantiene la pelle asciutta e pulita, non solo contrasta i brufoli ma anche le macchie, perché contiene acidi della frutta, acido salicilico, che tendono a schiarire le macchiette, le piccole imperfezioni. Ha un profumo di limone buono, molto purificante. Questa anche ve la straconsiglio, è molto opacizzante, cioè quando la mettete poi si asciuga e praticamente mantiene l'eccessiva produzione di sebo, quindi permette alla vostra pelle di mantenersi asciutta e di non lucidare durante il giorno. Top! Completo la rimozione con il mio panno in bambù, che è veramente fenomenale. Un'altra cosa che faccio sempre, ragazze, non ho rimosso bene perché tanto devo completare la pulizia, è usare il sapone nero. Il sapone nero è una cosa che a me piace tantissimo ed è un prodotto praticamente asiatico che viene utilizzato per pulire il viso quando avete appunto le impurità. Comunque un prodotto che va usato, si può usare anche per lavare il corpo ed è buonissimo sia se avete problemi di pelle grassa, impurità, ma anche problemi di dermatite. È veramente fenomenale per pulire a fondo la pelle, eliminare i punti neri, è buono. Questo praticamente è un sapone marocchino, è veramente bello, ragazze, guardate com'è bello, cioè praticamente ma tipo caramello, è una cosa favolosa, credetemi, lo dovete provare qualche volta nella vostra vita, prima o poi lo dovete provare perché è tipo caramello, è bellissimo. Allora, questo praticamente si va a applicare sul viso come se fosse tipo una maschera, anche se si chiama sapone nero, tipo la maschera, e va massaggiato a lungo. Si può usare anche tutti i giorni, tipo alla sera si va a massaggiare tutto il viso, tipo per detergere la pelle ed eliminare i punti neri. Comunque l'uso continuativo vi fa avere una pelle più bella, senza impurità, senza punti neri, omogenea, luminosa, pulita, è veramente buono. Io vi consiglio di provarlo anche sul corpo, soprattutto se avete problemi di brufoli sul corpo, non so, dermatite, problemi vari, peli incarniti, tutto, è veramente buono. Quindi lo si lascia così e poi si fa un bel massaggio e poi si sciacqua. Guardate, vedete, a contatto con l'acqua diventa cremoso? Diventa a contatto con l'acqua, è favoloso. Se io vi giuro che ho la pelle bellissima, già super bellissima, pulita, morbida e purificata, adesso procedo alla mia detersione quotidiana, cioè quella che io faccio ogni giorno alla sera quando mi strucco. Io utilizzo questo struccante per gli occhi che è molto delicato, che stranamente, perché gli struccanti delicati non struccano, questo è delicato, quindi non brucia gli occhi, alla pappa reale e di apiarium, e strucca tutto il trucco sugli occhi e anche le tinte dalle labbra, tutto, senza irritare, senza bruciare, senza aggredire, ve lo straconsiglio. Pulisce tutto tutto il trucco, è molto profumato e bello. Io lo metto su un dischetto, vi giuro mi viene la voglia di passarmelo perché lo adoro, è troppo bello, e rimane sempre qualche impurità sul viso, quindi bisogna sempre passare dopo il latte detergente sempre 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 il tonico. Questo tonico lo sto usando, è di Alchemilla, è molto molto buono, è setificante, quando lo metti è tipo di, come se applicassi la seta. Molto bello, contiene, è soffice, contiene camomilla, rosa, vari estratti che vanno a chiudere i pori. Sempre, ragazzi, usate sempre il tonico alla sera e anche alla mattina prima di mettere la crema, perché vi chiude tutti i pori, quindi permette di avere i pori stretti, perché sono bruttissimi i pori dilatati, e il tonico è la migliore soluzione contro i pori dilatati. E poi completa la pulizia del viso, vi toglie anche le impurità, tutto. Infatti c'è sempre un po' sporco. Più cose fate meglio è per la vostra pelle, e mi raccomando non tralasciate il collo. Due tonici che amo sono questi qua, io sono una fanatica dei tonici. Questo alla rosa anche buonissimo, odora proprio di acqua di rosa ed è buono, molto purificante, lenitivo, anche per pelle sensibile è buono, anti-age, illuminante, veramente buonissimo. E questo qua è invece quello Skincare, appunto della linea che vi ho fatto vedere prima. Questo ve lo straconsiglio se avete brufoli e macchie, schiarisce
unisce tutto, è buonissimo. Comunque questi tre tonici sono i miei preferiti, infatti non a caso li trovate sul mio shop. Ovviamente. Ragazzi, è venuto il momento della crema. Io applico la crema, questa qua vi avevo fatto vedere prima, all'olio di cocco, la adoro, ragazzi, è buonissima. Ha un profumo di cocco, sembra tipo latte di cocco, no vabbè, è adorabile. Vi dico, ragazzi, provatela, perché è molto molto bella, è veramente bella, sicuramente vi piacerà. Quindi faccio un massaggio su tutto il viso e ne approfitto, appunto, dato che ho completato la mia pulizia, per fare un massaggio un po' più lungo. Considerate che il massaggio al viso è molto molto utile per stimolare la circolazione e per impolpare la pelle, quindi godiamoci un bel massaggio. Somewhere along the lines we start seeing eye to eye. You were staying out all night and I had enough. No, I don't wanna know where you've been, where you're going. Comunque, ragazzi, è arrivato il momento del contorno occhi e questo è una chicca. Questo è uno dei miei prodotti preferiti, come ho scoperta dell'anno, ed è il contorno occhi all'olio di argan di Nakomi. Veramente è qualcosa di favoloso ed è diverso da tutti gli altri contorni occhi che avete mai provato nella vostra vita, vi giuro. È troppo bello perché non solo rimuove le occhiaie, quindi se vi svegliate con gli occhi scuri, cupi, sapete, proprio segnati, a volte anche le rughette, questo è ottimo per le occhiaie, per le rughe, illumina lo sguardo. E la cosa bella è che veramente veramente si sente che lo sto usando, cioè già dopo 2-3 applicazioni lo senti ed è troppo bello, ragazzi, vi giuro. Qualcosa di... già la consistenza è proprio diversa, è molto più denso e nutriente. Ragazzi, quello strano lo dovete provare, credetemi. Cioè, a me mi illumina lo sguardo. Cioè, a volte metto questo, non ho bisogno di mettere il correttore, vi giuro, è favoloso. È favoloso veramente. Provatelo, per me è eccellente. Faccio anche un bel massaggio. Cioè, non lo so, a me sembra, cioè guardate, già sembra che, cioè, illumina e schiarisce le occhiaie e distende le rughette, è favoloso ragazze, dovete provarlo. Ok. Su i brufolettini, anche questo me lo chiedete spesso, io metto questo. Questo è lo stick al Tea Tree Skin Clear, anche questo. E questo qua è perfetto contro i brufoletti. Lo trovate sia così singolo sul mio shop, sia trovate un kit che è tipo una scatola, che vi consiglio se avete la pelle mista e grassa. Trovate là dentro la crema, il detergente e questo. Ed è buonissimo, cioè veramente se ne applica una quantità infinitesimale e lo mettete sui singoli brufolettini, sulle macchie, serve proprio per seccare e per eliminare i brufoli. È veramente uno di quei prodotti che devi sempre avere in casa, perché non si può mai sapere, i brufoli escono sempre quando non devono uscire, ragazze. Per le labbra, questi qua lo sapete che li amo, questi qua di Nakomi. Questo è panna cotta, è troppo troppo bello, ragazze. Ah, un profumo veramente di panna cotta, no ma va davvero. Ed è, sono buoni. Sono quel qualcosa in più se volete una cosa più nutriente. Sono buonissimi. Questo ormai di mangiarlo dura di gelato, cioè è favoloso. La mia crema mani preferita del momento, anche questa qua è al cocco, come avete potuto capire adoro il cocco. Questa è la crema mani al cocco di Nakomi, la adoro veramente, penso di avervela già fatta vedere qualche altra volta, perché la adoro, la uso sempre e me la porto sempre dietro anche in borsa. È fantastica, ne basta poca, profuma di cocco e idrata tantissimo. Io termino sempre, sempre, sempre con la crema mani, perché così facciamo anche il trattamento per le mani, perché le mani invecchiano, si macchiano, quindi idratatele sempre, è importante. Ed ecco qua, ragazze, sono pronta, un tocco del mio profumo preferito Ambra e Gelsomino, questo qua di Apiario, lo adoro.
Ha un profumo che a me mette troppa felicità, vi giuro, è troppo bello, è armonioso, è sensuale, è bellissimo. E io spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia trasmesso un po' di positività, a prescindere dai consigli che vi ho dato. Ovviamente vi aspetto su caritashop.com. Vi ringrazio per la compagnia, vi lascio tutti i link nei box informazione e niente, mi sto emozionando, cioè sarò stupida. Vi mando un bacio grande, ciao family!